Ciao ragazze, oggi non disegniamo niente, oggi vi farò vedere come ritagliare da sole un pennello per le sfumature, tipo questo, e un pennello per le linee sottili, tipo questi due qua. Se vi interessa, guardate video. Aiutiamoci a vicenda, io condivido con voi quello che so e voi condividete questo video se lo ritenete utile. Allora ragazzi, cominciamo da quello per le sfumature. Io uso queste forbicine piccoline qua, non guardate che sono brutte, però sono molto affilate. Quindi anche voi guardate cosa vi può servire. Allora, il pennello che io ho preso, che uso questo qua, a dire la verità è per trucco, come vedete. Ecco. Allora, guardate lo spessore, che differenza. Ecco. Ecco. Qua si vede poco. Ecco, vedete lo spessore. Ok, a questo punto cosa facciamo? Io prendo il pennello, prendo la mia forbicina molto affilata e comincio a tagliare una decina di setole alla volta. Giro in tondo, come vedete, giro in tondo togliendo tutto lo spessore del pennello in modo uniforme. Dobbiamo arrivare ad avere lo spessore molto sottile, quasi trasparente, cioè dovete vedere attraverso il pennello. Allora, nel frattempo che io sto ritagliando tutto attorno e sto togliendo lo spessore, che è un lavoro per niente complicato e semplicemente noioso, vi farò vedere un lavoro che io ho fatto e che voi potrete fare con questo pennello di sfumatura e vi faccio vedere anche due lavori delle ragazze che hanno già provato a fare l'effetto mare. Vi ricordate l'ultimo video che era uscito l'altro ieri? Ok, quindi se vi fa piacere che io metto le vostre foto, i vostri lavori che provate a fare qua nei prossimi video, semplicemente quando li pubblicate su Instagram o su Facebook, tutti i contatti vi lascerò qua sotto nella descrizione del video. Semplicemente menzionatemi nei commenti, così io vedo subito il vostro lavoro. Logicamente vi chiedo il permesso di pubblicarlo e nel video dopo comunque li faccio vedere. Vi ricordo anche che abbiamo fatto un video per le sfumature e quindi vi lascio il link sia qua sotto nella descrizione del video, sia alla fine del video ci sarà una finestrella cliccabile cliccando sulla quale andrete direttamente al video. Allora, circa il nostro spessore del pennello sarà questo, vedete come sottile. Se vedete qualche setola fuori posto, quella che guarda un po' di traverso, tagliatela perché deve essere tutto uniforme. E ora cominciamo a ritagliare in modo un pochino sfalsato, non so come spiegarmi meglio. Praticamente da un lato io vado a tagliare, come vedete, due o tre setole distanziate una dall'altra e poi giro il pennello e comincio a tagliarle in modo sfalsato, cioè un pochino spostato. Quindi deve essere tipo, avete presente la scacchiera? Ecco, così deve essere. Uno sfalsato, leggermente spostato rispetto all'altro, da un lato e dall'altro. Quindi la sottilezza del pennello, come vi ho già fatto vedere, deve essere molto molto sottile. Per vederlo dovete semplicemente bagnarlo, così vedete anche se avete qualche setola fuori posto. Ecco, vedete cosa sto facendo, come sto tagliando? Ecco, deve essere così, sottilissimo. E quindi questo è il nostro pennello. Come vedete, non c'è niente difficile nel ritagliarlo, solo ci vuole un po' di tempo. E ora andiamo a fare pennello per le linee sottili. Magari avete visto in giro in vendita dei kit simili. Io ce l'ho così che ho già cominciato a ritagliare. Vedete che differenza dello spessore tra quello che ho ritagliato e quello compero? Allora, cosa facciamo? Visto che questo è il pennello per le nail art, togliamo la colla industriale che ce l'ha. Io lo faccio in questo modo e poi prendo le nostre forbicine e comincio a tagliare prendendo poche setole alla volta, ecco così forse vedete meglio, sempre in modo circolare. Come vedete, io sto lasciando un paio di millimetri vicino a dove vanno le setole, a dove sono raccolte, così in futuro non c'è pericolo che vi si apra il pennello, quindi lasciate un paio di millimetri e vado piano piano ad assottigliarlo. Con questo tipo di pennello io ho disegnato anche la farfallina, vi ricordate il video? Ve lascio il link sia sotto nella descrizione sia alla fine del video ci sarà la finestrella cliccabile per andare a vedere.
Ecco, andiamo a ritagliare sempre se ci sono le setole fuori posto. Potete, ecco, vedete come già si è assottigliato. Io normalmente per il mio gusto personale lascio circa una decina di setole, non di più. Voi potete lasciare prima un po' di più, provare a disegnare e poi, se non siete ancora soddisfatte che la linea non è sottile, guardate che differenza. Potete ritagliare ancora un po' per non rovinarlo tutto subito. Ecco qua tutti i nostri pennelli. Come vedete, non è molto difficile farlo, ci vuole solo un po' di tempo. Spero che questo video vi è stato utile. Come sempre, commentate se avete le domande, mettete il like se vi è piaciuto e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto.